la foto più brutta a livello politico fosse la foto di Vasto, una foto che sintetizzava una coalizione tra gruppi dirigenti e non tra cittadini. Invece ieri siamo riusciti, con lodevole impegno e con una sottolineatura davvero importante di sforzo da parte di tutti, a presentare una foto ancora più brutta. È la foto del palazzaccio in cui alcuni tra i leader della sinistra, in particolar modo radicale, prospettano non tanto e non solo un referendum, ma un modello culturale per il quale la sinistra non governerà mai. La foto del palazzaccio è un dramma di una sinistra che non governerà, che si appunto a conquistare a partecipare. Se c'è uno che è assolutamente consapevole del fatto che l'articolo 18 non lo difenda dalla crisi occupazionale, è l'operaio che è licenziato. Se tu vuoi evitare le crisi aziendali, non ti basta appoggiarti alla coperta di Linus di un articolo che serve a tenere buoni gli articoli sui giornali, di un articolo di legge che serve a tenere buona la visibilità politica di un leader sui giornali. Ecco perché trovo un grande inganno sostenere che basti difendere l'articolo 18 per garantire i diritti dei lavoratori. Non è così. Viene a dirci che la crisi è un'opportunità. Sì, la crisi qui e adesso è la nostra opportunità. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi mette la patrimoniale. Il nostro progetto, che naturalmente poi sarà discusso nell'arco dei prossimi due mesi, non parte dall'aumentare ulteriormente le tasse a chi le paga. Quindi non si parte dall'inasprimento delle tasse, si parte dal farle pagare a chi non le sta pagando. Ma accanto al sistema di recupero dell'evasione fiscale bisogna anche avere il coraggio di dire che tutto ciò che recuperiamo dall'evasione fiscale deve essere plasticamente mostrato ai cittadini come abbassamento delle tasse. Quando andrete voi a parlare con l'Europa, la Merkel si metterà a ridere. Invece quando ci andavate voi, piangevate voi, per cui grazie a Pierluigi Bersani, come grazie a tutti coloro i quali mettono in gioco se stessi per un'idea nella quale credono. Non c'è bisogno di ringraziarlo per le primarie, però. Le primarie non sono un'eccezione. Le primarie sono un elemento costitutivo del Partito Democratico. Chi negasse l'idea delle primarie, direbbe che non è Partito Democratico. Signori, guardatevi! Aspetta, Matteo!